Allora, siamo con il responsabile, dottor Giovannetti, commerciale, responsabile del marketing, che oggi il marketing muove un po' tutto. C'era bisogno di questa figura di rilievo alle Terme di Montecatini e soprattutto a me interessa un'opinione riguardo a questo festival di cui oggi stiamo parlando. Beh, noi siamo come sempre molto contenti di questo festival e anzi approfitto per ringraziare Arcangeli e Mariangela, che è veramente il cuore e molto di più del festival, perché tutti gli anni fa dei notevoli sforzi per arrivare a questi risultati. Quindi quest'anno che il festival arriva alla maturità, 18ª edizione, secondo me questa location è un'ambientazione che si merita. Noi ogni anno vediamo il successo di questi eventi e anche il successo nei confronti dei clienti che ci vengono appunto a ringraziare per potergli offrire questi spettacoli. Credo che quest'anno il successo sia ancora maggiore. La Festival 50 anni dintorni, 18ª edizione. Sicuramente non sarò un grande moderatore, ma per parlare di questo festival penso di averne pienamente titolo, visto che sono stato uno dei primi, forse il primo, no, c'è stato un altro prima tanti anni fa, che era Mario Delaiuti, che fece un'edizione che era alle Terme Torretta. Poi dopo sono subentrato io con il Gambrinus, Mariangela mi venne a vedere, prima era no, poi era sì e poi è nato un amore che in realtà è. Stai buona che l'ho dovuto vedere. Prima è dovuto vedere, mi venne a vedere durante una serata in un locale che non c'è più a Montecatini. Insomma, l'amore nacque e poi dopo per diverse edizioni sono stato il presentatore, ho curato anche le trasmissioni di speciali televisivi. Da un po' di anni c'è un altro bravo presentatore, un po' più mattarello di me, o forse è una brutta gara, ma dopo ve lo presento. Quello che è durato di più. Comunque, al di là di questo, siamo qui per presentare alla stampa, agli ospiti, alla direzione delle Terme, che in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, ha sempre collaborato e ritenuta questa manifestazione di prestigio e importante per la città. Diverse televisioni negli anni hanno seguito il Festival 50 anni intorni, come Canale 10, ma ai tempi in cui Canale 10 era del gruppo, se vi ricordate, Cecchi Gori, quindi era di un prestigio, nulla togliere ai nuovi proprietari, ma di un prestigio maggiore. Allora passerei subito la parola a Mariangela Arcangeli, che è la patron, si dice Faustina, anche per il femminile si mette al maschile, la patron. Femminilizzare, allora la patron, Mariangela Arcangeli. Innanzitutto buonasera, grazie di essere venuti e della partecipazione, sono davvero contenta di questo e devo dire che il festival 50 anni dintorni, come tutti sanno, quest'anno finalmente siamo ritornati a casa, perché è nato proprio alle Terme di Montecatini, un festival creato per i cantanti che avevano questa grande passione del canto, per cantanti non più giovani che avevano deposto nel cassetto la voglia di cantare, di diventare cantanti. E nei primi anni sono stati tutti senior, quindi abbiamo qualcuno. E devo dire che è stato sempre crescendo e ora è diventato un festival nazionale, cantanti arrivano da tutta Italia, diviso in 3 categorie, perché col gemellaggio di Tendireno e di Tumavone sono entrati anche la categoria giovani e ora anche bambini, perché praticamente i bambini sono al culmine del canto con Ti lascio una canzone, trasmissioni Rai e Mediaset. Domani sera abbiamo la nostra Rebecca Toschia, Ti lascio una canzone. Quindi è una grande soddisfazione, anche perché i cantanti sono veramente tutti talentuosi, sono bravi, selezionati da lunghe giurie e selezioni, perché sono davvero veramente bravi. Quest'anno siamo felici di essere qui a Tettuccio, è una location straordinaria. Il responsabile, guarda, mi sono segnato Renzo, che non conoscevo il cognome, Borelli, che è il responsabile e gestore del caffè storico delle Terme, no? Hai voluto anche da parte tua fortemente la presenza di questo festival? Io ringrazio le Terme che hanno proposto insieme a Mariangela e hanno accettato, perché è un evento sicuramente importante
io curo la parte di ristorazione in bar e ci nutrirò e aiuterò tutti i problemi che sorgeranno volta per volta, perché se lo merita. Buonasera a tutti, grazie davvero per l'onore di essere qua. Ora a forza di dire io sono quello che resiste di più, aspettiamo, perché può essere che da qui ai 20, vediamo se ci arrivo. Ero visto questa full immersion devastante di 4 giorni appunto di musica, ecco, non stop, diciamo, vero? Sarà una 4 giorni completamente dedicata alla musica. Pensate, ci saranno addirittura 2 spettacoli al giorno per 3 giorni, cioè la domenica 20, lunedì 21 e martedì 22. Domenica 20 ci saranno, lunedì 21 e martedì 22 le semifinali. La domenica sarà la semifinale di pomeriggio dedicata ai bambini junior, mentre alle 21 ci sarà la categoria senior. Il lunedì sarà dedicato completamente la giornata, sia nello spettacolo alle 16 che quello delle 21, alle semifinali dei giovani, che poi anche, diciamo, Mariangela, la categoria più numerosa e anche quella più agguerrita, diciamo, quella che agonisticamente, insomma, ci sente. Esatto. Il martedì invece iniziano le finali. Martedì ci sono le finali alle 16 i bambini, alle 21 i senior. Il mercoledì un unico spettacolo, se Dio vuole, alle 21, ma uno spettacolo veramente, un gran galà, uno spettacolo enorme con tanti ospiti, appunto con i giovani in gara a darsi battaglia per il titolo di quest'anno, di questa edizione, che è l'edizione che dà la maggiore età, tra l'altro, al festival, che è la 18ª edizione. E ricordiamo che ormai il festival ha preso questa doppia denominazione: Voci d'Oro, 50 anni di Antonio, perché giustamente 50 anni di Antonio, giustamente diceva Alessandro, e ribadivi te. Voci d'Oro perché sono talentuosi. Talentuosi, ma non solo, voglio dire, si è allargato le categorie che all'inizio non esistevano. Questo festival era nato appunto per dare nuova spinta, nuove possibilità a cantanti non giovanissimi, hai appena detto, che in qualche modo avevano un po' abbandonato, insomma, la scena. Invece adesso sono presenti a tutte le categorie. Ci manca gli over 90, ma insomma ci sta attrezzando anche la famiglia, ecco, esatto. Insomma, saranno 4 giorni davvero di full immersion musicale, e quindi saranno 4 giorni tutti da vivere. Cioè, basta, se no è anche poi anche il pubblico voterà il suo cantante preferito. Non ci sarà solo una giuria, con tanti specialisti del settore, veramente discografici, produttori, talent scout, cantanti, voglio dire, abbiamo già il pubblico ha molto piacere di questo, perché si diverte a vedere il cantante più bravo, quello che più piace. È chiaro, ci sarà anche il voto della giuria popolare, quindi tutto il pubblico presente, che avrà un discreto peso nell'esito finale della gara, e quindi insomma davvero sarà uno spettacolo anche solo così, ecco, stare seduti a gustare questi 4 giorni di musica. Sarà uno spettacolo soprattutto per noi sul palco, insomma, e speriamo di fare il nostro meglio. Ciao, peggio degli anni scorsi un po'. Ecco, esatto. Tra l'altro quest'anno tu mi hai detto 5 addirittura. 5 donne, ecco, che ti affiancano. Cioè nemmeno nel resto della mia vita avevo 5 donne, esatto. Io ho quasi 60 anni di vita, forse sarei a 2, se arrivo quindi tutto d'un botto ho 5 donne. 5 donne. Se si usa il reggerotto, nel senso. Quello te lo devo dire. Che vuol dire 5 donne? Cioè, daranno una mano, dai. Ecco, bene, è fondamentale. Cioè 5 donne perché per ogni spettacolo ci sarà una presentatrice. Esatto. Il primo giorno ci sarà la Patrizia Cappellini. Per le semifinali. Sono due novità, che sono due cantanti del festival, che hanno, cioè, vincitrici delle scorse edizioni. Certo. Sono bellissime, bravissime. E saranno lì. Abbiamo fatto per fare questa nuova esperienza. Esatto, saranno a presentare la semifinale dei giorni. Certo. Poi ci saranno le due serate di finale. Poi la finalissima del senior sarà la nostra Gianna Consigli. Eccola qua, Gianna Consigli, e io farei un applauso a questa donna meravigliosa, che tra l'altro è una delle prime vincitrici del festival, giusto Gianna? Buonasera, io sono onorata di essere qui stasera a questo tavolo con Mariangela. Sono la vincitrice del 7° festival e solitamente vengo presentata così, voi ve lo ricorderete. Commercialista nella vita, ma nell'anima e nel cuore, cantante e pianista. Oh, stasera
mi sento in un altro ruolo, sarò conduttrice, sarò nella giuria, per cui sono felice anche di assolvere a questi due ruoli nuovi con Mariangela. No, per dire la verità, ormai sono tanti anni che faccio la giuria e sono onorata di questo, perché ho visto crescere questo festival. Io ho vinto il 7° e da lì è stata una escalation fenomenale. La cosa più bella come giurata, posso dire, del festival, che non ho mai visto liti. Solitamente ai concorsi ci sono delle liti, no? Ah, dovevo vincere io, no, dovevo vincere, ma non per... Niente, vuol dire che la giuria ha fatto un ottimo lavoro e devo dire che la serietà è proprio un aggettivo che contraddistingue la Maristar, per cui sono molto felice di assolvere ai ruoli che tu ogni anno mi dai e quest'anno ancora di più. Grazie. Gianna Consigli, ora non so se Mariangela ha detto che è in giuria, ma ha proprio un ruolo istituzionale di responsabile della giuria di quest'anno. Ecco, questo non so se anche perché la buona commercialista molti anni fa vero, ecco perché giustamente sfruttiamo il ruolo istituzionale. Antonella Mati, che l'anno scorso ha anche curato. Grazie a tutti. Dice Mariangela? Nuovo acquisto, noi ci siamo incontrati anche perché Mariangela di Laura del Fesa un piccolo frangente della sua agenzia, cura altre cose, infatti quest'anno era presente anche al Festival di Sanremo, ci siamo incontrati e Antonella Mati per l'agenzia Marista curava queste interviste al Festival di Sanremo. E così Mariangela mi è sempre rimasta nel cuore e quest'anno mi ha stupito e mi ha detto: Antonella, ora basta, è l'ora che tu torni con me. E siamo ripartite da Sanremo. È stata un'esperienza meravigliosa perché io non pensavo che i cantanti Maristar fossero a questi livelli, cioè sono rimasta veramente basita perché presentando questi ragazzi al Sanremo Doc si sono esibiti un pochino più tardi nella serata e abbiamo visto insieme anche altri cantanti. Ecco, perché ricordiamo Antonella che oltre a essere a intervistare i protagonisti di Sanremo, con Maristar c'è proprio uno spazio che si chiama Sanremo Doc e a Palafiori sì, appunto sì, sì. E tu eri anche sì. Il protagonista, giusto? Sì, è un'altra vetrina che Mariangela offre ai suoi cantanti, sì. È una professionista che cura tutto nel minimo dettaglio. No, che l'importante dire anche che il festival non finisce no. Quando a Montecatini, perché poi lo trasportiamo in tutta Italia nelle varie manifestazioni e eventi importanti a livello nazionale. Sanremo Doc durante il Festival di Sanremo, ricordiamo il film di Genova, la Fiera Internazionale della Musica sul Porto di Genova, poi il MEI, a ottobre facciamo il MEI, le etichette, delle etichette indipendenti, quindi il festival tutto l'anno viene promosso come verrà promosso la location dove viene svolto. Quindi gli artisti sono curati, gli artisti sono curati a 360 gradi, hanno modo di crescere, hanno modo seriamente di essere protetti ed arrivare nei palchi più importanti e per questo anno avere qui questa location meravigliosa per fare il 18° anno sarà un'occasione da non perdere, per cui vi invito tutti a venire nei giorni che avete sentito, il 20, il 21, il 22 e per la finalissima il 23, perché vedrete degli artisti veramente fenomenali. È stato appunto il primo festival di 50 anni di Torri e quindi sono passati 18 anni. Mi ritrovo sempre qui, lei mi invita spesso in giuria, perché io ho avuto una carriera professionale a Roma, quindi quando sono tornata qui in Toscana ero un po' spaesata, non vedevo festival, non vedevo veramente delle persone artistiche che potevano fare qualcosa e mi ha dato questa opportunità Mariangela di partecipare, ero felicissima, quindi avendo avuto questa opportunità l'ho fatto e finalmente mi sono ritrovata nel campo della musica che io amo tantissimo. Sono delle figure sempre presenti in giuria, più figure tecniche, artistiche, naturalmente grandi professionisti come sempre stato del resto. Mi ricordo anni fa anche da Los Angeles, chi era quel personaggio? Beppe Cantarelli. Prima vorrei ringraziare il dottor Giovannetti che la vedo là, grazie anche per la fiducia, diciamo, di aver dato l'opportunità a questo festival di lavorare qui all'interno del Tettuccio. Te che sai tutte le date, e concludiamo in maniera migliore se non ricordando le date. Certo, allora innanzitutto
ribadiamo che questo pezzo che ha fatto Esther è appunto il pezzo che diciamo è uno delle cose che ha conquistato vincendo il festival l'anno scorso, quindi giustamente Alessandro diceva un premio vero, perché la coppa è bella, ma poi la si mette lì, la prende la polvere e magari a un certo punto ecco, capite, non c'entra più nell'aria nei mobili, la si mette. Vabbè, e invece in questo caso insomma è veramente questa produzione che ricordiamo è tutta made in Marista, nello studio di registrazione che avete a Pistoia, e quindi insomma un premio vero che ha dato una prima spinta Esther. Dobbiamo promuovere, quindi iniziamo ora col festival a promuoverlo. Chiaramente. Certo, grazie di aver partecipato e vi aspettiamo tutti al festival. Grazie.